Dopo il primo documentario da noi pubblicato sull'affondamento del sommergibile americano Squalus, ecco ora una più chiara dimostrazione del come sia avvenuto il salvataggio di 33 fra le 59 persone che erano a bordo. Come si ricorderà, lo Squalus si è immerso per l'ultima volta nell'Atlantico, a poca distanza dalle coste della Virginia, precipitando, appesantito dall'acqua, pari per una mancata chiusura di una valvola, ad una profondità di quasi 80 metri. Ai sommersi non rimaneva altra risorsa che il lancio alla superficie di una boa segnalatrice fumogena, che è stata infatti avvistata dalle navi perlustranti la zona del sinistro, dopodiché riuscì facile controllare dall'alto la posizione del sottomarino, visibile attraverso l'acqua trasparentissima della zona. Dalle osservazioni fatte si è potuto in seguito ricavare questo grafico. Visti inutili i tentativi di sollevamento dal Falcon, nave specialmente attrezzata, si è provveduto a calare la campana conica, vero miracolo di tecnica, dovuto alla genialità di un italiano, l'udinese Ermenegildo Semintendi, che quasi 20 anni or sono si è reso precursore delle ricerche per il mezzo più pratico e sicuro per soccorrere gli equipaggi dei sommergibili affondati. La campana, che può una profondità superiore alla resistenza dello stesso sottomarino, ha avuto il suo migliore collaudo traendo in salvo 33 uomini dello Squalus, e soltanto un malaugurato incidente ad un cavo ha impedito che completasse l'opera, strappando al mare i 26 uomini che sono rimasti nella loro tomba d'acciaio, vittime del dovere e dell'ardimento umano.